facciamo tutto questo? Cioè, veniamo qua, suoniamo, alziamo le mani, gridiamo. Potete iniziare a pensarci, eh? Perché veniamo il sabato al Double G? Perché veniamo la domenica al Gospel? Perché andiamo in cellula? Chi ne ha due perché va nelle cellule? Perché chi va il lunedì nella scuola biblica? Perché facciamo la scuola biblica? Che altro c'è? La veglia, I've got the power, il primo, no, il secondo venerdì del mese. Perché facciamo tutto questo? Io non faccio tutto questo perché ho tempo libero, eh? No. Perché facciamo questo? Olga, perché facciamo questo? Tu sarai la mia vittima perché sei lì. Perché facciamo questo? Eh? Amiamo Gesù, poi? Siete vivi? Perché ci smazziamo così? Perché siamo invasati, sì. Perché siamo rivoluzione, sì. Allora, aprite le vostre Bibbie in Matteo capitolo 5 e penso che la più bella risposta ce l'abbia data proprio Gesù. Matteo capitolo 5 dal verso 13. Un saluto alla regia. Voi ditemi se io mi muovo troppo, perché io gesticolo, vado di là, di qua. Se state fermo, io sto fermo. Ok? Grazie. Va bene qua? Allora, Matteo capitolo 5 verso 13. Gesù ci dice: voi sapete perché fate tutto questo? Lo fate perché voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Poi dice, voi fate tutto questo, Double G, scuola biblica, le cellule, perché siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Crimi, abbassi un po' qua. Sembro invasato, troppo invasato. Sento tutto. Allora, quindi perché facciamo tutto questo? Perché siamo la luce, perché siamo il sale della terra e perché attraverso tutto quello che noi facciamo, l'ultimo verso che ho letto dice: gli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Io ragionavo, no? E dicevo, ma cioè in effetti per chi ha tanti impegni, anche la mia voce. Per chi ha tanti impegni, anche per chi lavora, per chi studia, chi va all'università, chi fa altre cose, la famiglia, ha il fratellino piccolo da guardare, eccetera, eccetera. In effetti può sembrare, no? Un sacrificio anche venire qui, anche andare in cellula, anche fare 10.000 cose. Però se noi capiamo effettivamente quello che Gesù ci dice, iniziamo a vederlo, secondo me, in un'altra ottica. Tutto quello che noi facciamo serve a noi, sicuramente, ma serve affinché tutte le persone che sono lì fuori possano vedere con quale luce, con quale cosa straordinaria noi facciamo queste cose e glorifichino Dio. Tutto quello che noi facciamo, tutto quello che io dirò stasera, non è per noi stessi, non è per me, è per glorificare Dio. Amen? Amen. E non sono abituato.
E io sto lì con la mia chitarrina, muto, canto, nessuno mi sente, sono abituato. Va bene. È molto bello l'esempio che fa Gesù, sia con il sale della terra, ma a me piace molto quando dice: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. In un'altra parte del Vangelo dirà: se tu hai una lampada bella che fa luce, come quelle che si comprano tipo alla Maison du Monde, che è quella più piccola, costa 250 euro, non la metti sotto un letto, non la vai a nascondere, ma la metti in una posizione della casa che ti faccia ben luce. E questo mi piace perché noi siamo luce, ok? È come se ognuno di noi fosse una candela, un fiammifero, quello che vi pare. E è bello perché io pensavo oggi che in realtà qui dentro, dentro la chiesa, tra di noi, è facile essere luce, no? Che ci vuole essere luce. Siamo qua, siamo tra di noi, è molto facile. Ed è anche facile, sapete cosa? Quando qualcuno di noi magari si affievolisce o si spegne piano piano, è più facile qua, così. Ah, però mi sento proprio tanto. È giusto? Così? Ok. Anche quando qualcuno si affievolisce o la luce, sapete, si riduce un po', si spegne, è più facile quando siamo qua, perché qualcun altro che è vicino può dar luce e può dare la possibilità a quello che prima si è spento di riprendere la luce. Quindi è facile qua. Quello che è difficile è fuori. Quello che è difficile è essere luce lì fuori. Perché fuori è buio. C'è anche una canzone, fuori è buio, perché fuori è buio ed è difficile essere luce lì, perché? Perché il buio che c'è fuori è più grande della luce che abbiamo noi qui dentro. Vi faccio un esempio. Allora, non valgono le luci dei cellulari, degli iPhone, eccetera. Questo è il buio che c'è fuori. Un po' di immaginazione, dai. E tornate in voi. Raga. Il buio è il buio. Il buio non ti permette di vedere nulla. Non riesce a distinguere niente, nel buio tutto è uguale, non c'è una forma, non c'è un colore, non c'è niente, è buio. E non so se vi è mai capitato di rientrare a casa tardi, magari che i vostri genitori stavano già dormendo, non lo so. E cercate di entrare in casa, di raggiungere la vostra cameretta, il vostro letto al buio. Io mi ricordo le innumerevoli testate che ho dato. Le ginocchiate sullo spigolo del letto che sono tremende. E questo è quello che succede fuori. Perché se noi stiamo entrando in casa, che tutti dormono e quindi è buio, non possiamo accendere una luce, no? Perché altrimenti svegliamo tutti. E pensate a quello che c'è fuori. Io non parlo solo fuori di questa chiesa, io parlo proprio, cioè, fuori. Se fuori è così e noi non accendiamo la nostra luce, continuerà a essere così. Se invece accendiamo la luce, inizieremo a vederci. Grande, wow, che bello. E questo mi fa capire una cosa. Quando nella Bibbia Dio ci dice che noi siamo portatori di luce, vuol dire che noi abbiamo un compito. E non è uno di quei compiti che possiamo dire: ah, vabbè, lo faccio quando sono libero, lo faccio quando non vado in cellula. Porto luce quando non vado in cellula. Il portare luce fuori, che c'è buio, è un compito che noi dobbiamo fare sempre. Portare luce che cosa serve per me? Che cosa significa per me? Significa provocare un cambiamento verso una situazione migliore. Il fatto, sapete qual è? Che parlo con ognuno di voi, anche con me stesso. Se non sarai tu a portare luce là fuori, il buio continuerà a dominare, continuerà a esserci buio, continuerà a non esserci nessuna forma, nessun colore. E la gente cosa fa nel buio? Dalle testate come me, dalle ginocchiate, si perde, si smarrisce. E quindi portare luce significa portare cambiamento. Io
ho un'idea del cambiamento. Per me esiste solo il cambiamento verso qualcosa di migliore. Io non voglio accettare un cambiamento verso qualcosa di peggiore. E quindi io immagino il portare luce come portare un miglioramento. Tante volte diciamo, sì, siamo rivoluzione, siamo invasati, tutti i titoli dei ritiri, no? Vogliamo fare di più, vogliamo dare di più. Che cos'è di più? Come se noi dovessimo, non so, andare a cercare da qualche parte quel di più, perché fuori c'è bisogno del di più. Non dobbiamo cercare da nessuna parte il di più sta dentro di noi. Il di più per me è fare in modo che le cose... il di più per me è fare in modo... Perché io scrivo le cose, no? Però poi mica me ne ricordo. Il di più per me è fare in modo che le cose cambino radicalmente. No. Il di più per me è fare in modo che le cose cambino radicalmente. Non che le cose cambino radicalmente, ma fare in modo che le cose cambino. Io non ho mai visto un qualcosa cambiare da sola. E questo qualcuno che cambia le cose, chiaramente siamo noi. Se uno non porta cambiamento rimane tutto uguale, no? Se uno non porta la sua luce rimane il buio. Se invece porta la luce c'è un miglioramento, c'è un cambiamento, insomma si iniziano a muovere le cose. Tra il tutto uguale, cioè tra il tutto che resta uguale e il cambiamento verso qualcosa di migliore, ci siamo in mezzo noi. Per forza di cose, noi saremo le persone che influenzeranno il futuro. Io credo che ognuno di noi, con il suo modo di fare, con quello che farà, con quello che penserà, con quello che dirà, ma anche con quello che sta già facendo adesso, influenzi il futuro, influenzi le cose che sono intorno a noi. Anche lì però c'è una scelta, è una scelta di ognuno di noi decidere se influenzare in maniera che tutto resti uguale o influenzare in maniera che qualcosa cambi. Come si porta cambiamento? Voi mi direte, Mino, come si porta cambiamento? Allora, il cambiamento cos'è? È un processo, ok? Il cambiamento non è qualcosa che avviene subito, è un processo che porta un qualcosa, una situazione, qualsiasi cosa, da uno stato iniziale ad uno stato successivo o addirittura uno stato finale, ok? Abbiamo detto che per portare cambiamento da uno stato iniziale ad uno stato, io mi muovo, ad uno stato successivo, ci siamo in mezzo noi. E per me, quella che è stata la mia esperienza, quella che per me è l'esperienza ogni giorno, per portare cambiamento, per portare un vero cambiamento, bisogna rompere gli schemi. Io penso ad esempio a tutti quelli che nella storia hanno portato effettivamente un cambiamento, non so, nella cultura, nella politica, nella società, nella musica, nella letteratura, nell'arte, in qualsiasi cosa. Chi porta un cambiamento è qualcuno che sta osservando la situazione iniziale, la studia bene e porta un qualcosa di innovativo in maniera tale da rompere quello schema iniziale e fare in modo che quello stato iniziale migliori, evolva. E secondo me il più grande, quali sono le caratteristiche di uno schema? Allora, abbiamo detto che per portare cambiamento bisogna rompere gli schemi. Pensiamo a uno schema. No? Che significa uno schema? Cioè, un qualcosa di uguale. Uno schema è qualcosa che è sempre uguale, cioè è sempre lo stesso. Tu conosci perfettamente come è fatto quello schema e quindi di conseguenza sai a meraviglia come inizia e come finisce. Uno schema è qualcosa, quando ad esempio c'è un problema, tu applichi quello schema e quindi in realtà quello schema, visto che ti porta sempre le stesse soluzioni, tu sai già come va a finire. E a maggior ragione dobbiamo rompere gli schemi, dobbiamo fare in modo che quello che è tutto uguale inizi a essere qualcosa di diverso. E, secondo me il più grande schema che esista è il mondo stesso,
Per me il mondo è il più grande schema che esista. È qualcosa di uguale, è qualcosa che gira e rigira, ti propone sempre le stesse cose, è qualcosa che nel suo interno ha una costanza quasi tragica, secondo me. E in Romani al capitolo 2, verso 2, l'apostolo Paolo dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Quindi Paolo che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo: ok, il mondo è uno schema, non conformatevi a quello schema. È interessante qui, perché quando sono andato a studiarmi questo verso, ho visto che Paolo effettivamente non è che dice, non fate come quello che fanno nel mondo, oppure non diventate uguali al mondo, dice non conformatevi. Ed è interessante perché conformarsi significa che una persona interiormente è una cosa, esteriormente, quindi all'esterno, si conforma, cioè all'esterno fa di tutto per apparire uguale a quella cosa. Quindi non conformarsi nel mondo. Paolo ci sta dicendo: voi dentro siete già diversi, voi dentro già avete Gesù, noi abbiamo Gesù dentro, quindi dentro abbiamo quella famosa luce. Perché conformarsi al mondo? Perché fare di tutto per essere uguale a quello che c'è fuori? E questo è interessante, perché io parlo del mondo, il mondo è il nostro lavoro, il mondo è il nostro ufficio, i nostri colleghi di ufficio, sono le persone che noi incontriamo ogni giorno, la nostra famiglia, il mondo è l'università, lo studio, è andare a fare la spesa, qualsiasi cosa, il mondo è tutto, il mondo è mondo. E quindi se dentro noi siamo luce, non possiamo fuori essere buio. Se dentro c'è una luce dentro di noi così forte, perché dobbiamo conformarci al buio che c'è fuori? Abbiamo detto prima che al buio non ci sono forme, no? Nel buio non ci sono forme, non ci sono colori. Quando noi, nonostante il fatto che abbiamo luce dentro di noi, ci conformiamo al mondo e quindi ci conformiamo al buio, diventiamo buio, perdiamo la nostra forma, perdiamo il nostro carattere, perdiamo i nostri valori, perdiamo le cose in cui crediamo, perdiamo anche il nostro modo di rapportarci, perdiamo il nostro carattere, acquisendo quello che ci viene proposto da fuori. È come la lampada, no? L'esempio di prima, la lampada. Anche se la lampada fa luce, fa una bella luce, se tu la chiudi dentro un armadio, è come se la lampada non facesse più luce. È come se la lampada in sé perdesse piano piano la sua luce. Perché? Perché è chiusa in un armadio, per forza. E quello che a me fa veramente tanta paura è quando noi ci conformiamo talmente tanto con quello che c'è fuori che piano piano perdiamo la nostra luce. Perdiamo la nostra luce e quindi iniziamo a prendere, no? Quello che ci viene proposto fuori, iniziamo a prendere le persone da imitare, gli atteggiamenti da imitare, il carattere che ci viene proposto da fuori, iniziamo a prendere da fuori tutto quello che noi una volta avevamo dentro di noi perché ce lo insegna Gesù, eccetera eccetera, ma piano piano, visto che ci stiamo conformando, perdiamo quella luce e iniziamo a essere uguali agli altri, uguali a quello che ci insegnano fuori, a quello che ci fanno vedere fuori. E questo perché succede? E adesso inizio a predicare. Questo perché succede? Perché spesso noi non diamo abbastanza valore a quello che c'è dentro di noi, e spesso non diamo abbastanza valore a chi noi siamo, non diamo valore a noi stessi. E anche se veniamo in chiesa, andiamo in cellula, quando siamo qui esplodiamo,
Però magari non crederci al 100% che effettivamente abbiamo un valore, siamo dei ragazzi, siamo delle persone che valgono qualcosa per il sacrificio di Gesù che prima, di cui prima abbiamo parlato. Se non ci crediamo veramente, allora iniziamo ad essere uguali a quello che c'è fuori. Perdiamo l'esempio che abbiamo qui dentro, iniziamo a prendere gli esempi che ci vengono proposti da fuori. Sapete, l'uomo è un, l'essere umano in generale, non l'uomo, anche la donna, e, l'uomo è un essere che ha bisogno di trovare qualcosa che gli dia valore. E la domanda è semplice: dove trova l'uomo qualcosa che gli dà valore? Io personalmente prima di convertirmi trovavo valore in una marea di altre cose. Da quando sono venuto qui, da quando ho conosciuto Dio, ho iniziato a prendere quello che secondo me è il vero valore. Il problema, appunto, come dicevamo prima, è che l'uomo ha bisogno di trovare valore da qualche parte. Quindi quando non lo troviamo qui, quando continuiamo a cercarlo altrove, prendiamo per buono tutto quello che capita. Se credi di non valere niente, prenderai per buona qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa diventerà la tua fonte di valore. E questo è dimostrabile in maniera molto semplice. Chi di voi ha, non so, un amico, un parente, qualcuno che non è credente, oppure le vostre stesse esperienze prima della vostra conversione. Uno trova valore in qualsiasi cosa, uno trova valore nel sesso, uno trova valore nelle droghe, uno trova valore, non per forza, cose così drastiche, uno trova valore semplicemente nel... Io ad esempio trovavo valore nell'essere pigro, io ero pigro al massimo, per me era un valore, io trovavo valore in quello. Oppure si trova valore, non so, nell'uscire, nell'andare in giro, oppure ancora, cosa ancora più grave, quando, non so se vi è mai capitato, quando in un gruppo c'è qualcuno che traina un po' il gruppo, c'è sempre nelle comitive qualcuno che traina, no? Allora quello che fa quella persona noi le facciamo, perché essendo uguali a quella persona abbiamo valore. Ci sentiamo riconosciuti, ci sentiamo al centro dell'attenzione, ci sentiamo che facciamo parte di un gruppo, che facciamo parte di qualcosa che effettivamente può riempirci le giornate, può riempire la nostra vita. E quello che a me spaventa veramente è l'adeguarsi alla massa. Io non credo che, sinceramente lo dico, non credo che fuori di qui, non fuori del ministero Sabaoth, dico tutto quello che c'è fuori da Dio. Io non credo, e prendo le responsabilità di quello che dico, che fuori di qui ci sia qualcosa di valore. Io credo che adeguarsi alla massa è pericoloso. Io credo che il non capacitarsi del fatto di avere un valore per Dio possa essere veramente qualcosa di pericoloso. E non essere parte della massa se la massa non va da nessuna parte. Questo è per Claudia. Noi sappiamo che andiamo fuori, ci sono delle persone, ci sono degli amici, c'è la massa che ha dei valori magari sbagliati. Noi lo sappiamo questo, però ci adeguiamo, ci conformiamo. Io parlo a tutte quelle persone, ma anche a me stesso, che al lavoro con i colleghi, magari, non so, il problema è quando ci conformiamo alla massa, perché... Una barzelletta sembra,
scomparso Robert. Il problema è quando noi ci conformiamo alla massa non tanto per abitudine, non tanto perché siamo tra colleghi o amici di università che trattano certi argomenti o si comportano in un certo modo, allora noi, sai, per non fare la figura sempre di quelli che ma no, ma sai, non è così, si può vedere in un altro modo. Non è quello tanto il problema che ci porta ad ammassarci, bella sta parola, ammassarci, quanto più che altro il fatto di adeguarsi e conformarsi a tutto quello che c'è fuori, quando invece dentro di noi non apprezziamo il valore che abbiamo, quando non crediamo di avere valore, oppure quando pensiamo magari di valere poco. E allora ogni volta che io credo di valere poco o penso di valere poco, faccio un pensiero ad una persona straordinaria che ha cambiato la mia vita, che non è mia moglie, che è straordinaria ed è bellissima, che ha cambiato anche la mia vita e la sta cambiando, ma è viola e mi sta dicendo che mi ammazza, ma è Gesù. E quindi io ti voglio dire stasera, se pensi di non valere niente o di valere poco, pensa a Gesù. Lui è morto per te. E il fatto bello è che lui è morto quando c'era uno schifo. Lui non è morto per Dio che dice dai adesso mando Gesù a morire perché loro sono bravi e quindi gli faccio questo regalo. No, Gesù è morto quando c'era uno schifo ed è morto per te, è morto per darti un valore. Dio ha mandato se stesso, quindi quanto di più aveva caro per la nostra salvezza. In prima Giovanni al capitolo 2 verso 2 la Bibbia dice che Gesù è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. Sapete, interessante quello che dice qui, perché il sacrificio propiziatorio, non so quanti conoscono questa definizione, il sacrificio propiziatorio è il sacrificio che si faceva anche nell'Antico Testamento per l'espiazione dei peccati, c'era il sacerdote. Se il sacerdote commetteva un peccato, era il peccato di tutto il popolo e quindi faceva il sacrificio. Quando invece una persona individualmente faceva il suo bel peccatuccio, e andava a fare il sacrificio per chiedere l'espiazione del proprio peccato. Propiziatorio significa proprio appagante, soddisfacente. Perché? Perché quando si prendeva l'animale e si sacrificava, quello bastava per chiedere a Dio perdono e chiedere la cancellazione del proprio peccato. Infatti non veniva preso un animale qualunque, ma ogni persona doveva scegliere un animale puro, un animale senza difetto, non con la gamba storta, cioè un animale puro, perfetto, e fare questo sacrificio. E c'era la cosiddetta legge di scambio, cioè nel momento in cui sacrificavano gli animali, si sacrificava l'animale puro e quello veniva scambiato con il perdono di Dio. È interessante perché questo era un rituale che si faceva saltuariamente, il sacerdote lo faceva anche una volta l'anno per tutto il popolo di Israele, eccetera, un qualcosa che quindi si ripeteva costantemente. La cosa bella è che con Gesù è avvenuta la stessa cosa. Però c'era bisogno, perché a un certo punto, secondo me, Dio, dall'alto della sua saggezza, si è anche un po' stancato, no? Di tutti questi sacrifici, tutti i poveri animali, cioè, poveri animali, manco se li mangiavano, almeno. Si era un po' stancato, no? Di tutti questi sacrifici, perché comunque, cioè, il popolo continuava a peccare, le persone continuavano a sbagliare. Quindi dall'alto della sua infinita saggezza Dio ha detto, sai che c'è? Adesso facciamo un sacrificio che valga per sempre. Mi sono stancato anche di questo profumo soave, mi sono stancato. Troviamo un animale
un qualcosa che, sacrificato per una volta, basti per sempre. E è bello perché in Prima Corinzi al capitolo 6 Paolo dice: siete stati comprati a caro prezzo. E il caro prezzo l'ha pagato Gesù. Perché? Perché a cercare, mi immagino Dio che cercava, no? Chiamava i profeti, chiamava i patriarchi. Allora trovatemi un animale perfetto, un animale così perfetto, ma perfettissimissimo, che sacrificato quello, basta, copriamo tutti i peccati, ognuno viene a chiedere perdono, eccetera, però copriamo tutti i peccati, siamo a posto, diamo la grazia e tutto quanto. Cercate un animale, no signore, qua non l'abbiamo trovato. No, cercate di là, cercate le pecore lì. No signore, qua non c'è. Allora Dio ha detto: sapete che c'è? Visto che per coprire tutti i vostri peccati, perché siete una massa di mascalzoni, c'è bisogno di qualcosa di veramente santo, di qualcosa di veramente puro, di qualcosa di veramente perfetto, l'unica persona che può rispecchiare tutte queste mie condizioni sono io. Sei un po', secondo me, gonfiato. Sono io. Quindi non c'è che basta animali, basta sacrificare qualsiasi cosa, basta, perché tanto non serve a niente. Non è così perfetto da cancellare tutto il vostro male. E quindi Dio ha mandato, la Bibbia dice che ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio, uno ce l'aveva, ha mandato se stesso a morire per noi. E questo è magnifico, perché anche prima, quando cantavamo, quando abbiamo parlato di quella cosa della croce, a volte sì, noi, come diceva Gae, noi vediamo questa definizione, portare la nostra croce, come qualcosa di pesante. Portate il vostro sacrificio, portate i vostri pesi, no? Se veramente volete essermi graditi. Invece no, invece la croce è proprio il simbolo della grazia, cioè è per mezzo della croce se noi possiamo essere liberi. Amen. In Prima Pietro, al capitolo 2, dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quando noi pensiamo di non avere valore, quando pensiamo di non valere niente, quando pensiamo di valere poco rispetto a quanto Dio ci sta chiedendo di fare, quando pensiamo di valere così poco da non poter essere quella luce che illumini il buio che c'è fuori, pensiamo a Gesù, pensiamo al fatto che è servito Gesù talmente perfetto per poter salvare noi. E come dicevo prima, e questo è un parallelismo che a me piace molto, come dicevo prima, Dio ha trovato in se stesso le condizioni necessarie e sufficienti affinché il nostro male venisse cancellato. Non poteva trovarle in nessun animale, non poteva trovarle in nessun tipo di sacrificio. Dio ha trovato in se stesso le condizioni per salvare noi. E a me piace anche vederla in un altro modo. Se Dio si è servito di Gesù talmente perfetto, senza peccato, la Bibbia dice che Gesù non ha conosciuto peccato ed è diventato peccato e maledizione per noi. Se Dio si è servito di Gesù per salvare noi, per salvare me, per salvare te, è vero quello che ho detto prima, perché Lui era l'unico che poteva rispecchiare la santità e la perfezione di Dio, ma è anche vero un'altra cosa, e stasera sento che devo dirtelo. Agli occhi di Dio, tu sei di così inestimabile valore che solamente Gesù, che per Dio aveva il valore più assoluto, è dovuto sacrificarsi per te. Gesù si è sacrificato, Dio ha chiesto a Gesù di sacrificarsi perché Lui era troppo perfetto, ma anche perché Lui aveva un così inestimabile valore che solo il suo valore poteva essere paragonato al valore che hai tu.
E quindi quando noi pensiamo di non essere in grado, quando pensiamo di non valere tutto questo, quando ci viene chiesto di essere luce, di essere il sale della terra, quando ci è chiesto di portare luce fuori, quando ci è chiesto di fare la differenza, quando ci è chiesto di fare rivoluzione, quando ci è chiesto di fare tutte queste cose, e noi pensiamo di non valere niente, di non avere quel valore necessario a fare tutto questo. Pensiamo a quanto valore aveva Gesù per Dio, che lo ha dato per noi. E di conseguenza noi iniziamo a capire, secondo me, in maniera infinitesimale, quanto valiamo veramente per Dio. In prima Pietro dice: voi siete una stirpe eletta. La stirpe eletta significa che noi siamo stati eletti da Dio. Siamo una generazione eletta da Dio. Eletta a cosa? Eletta alla salvezza. Chiamati per fare la differenza, chiamati per essere quella luce. Poi dice: voi siete un sacerdozio regale. Significa che noi siamo i sacerdoti del re. E quindi apparteniamo al regno se siamo i sacerdoti del re. Sapete, molti pensano che noi viviamo su questa terra e dobbiamo portare le cose del regno su questa terra. C'è chi la pensa così, per chi è giusto, per chi è sbagliato, non lo so. Io penso invece, perché la Bibbia che lo dice, Gesù come nostro Signore e Salvatore, noi diventiamo figli di Dio. E se Dio è vero che, ed è vero, è il re dei re, e appartiene al re del regno dei cieli, allora noi in quel preciso momento già apparteniamo al regno. E quindi il nostro compito non è quello di portare le cose del regno qua, ma è quello di comportarci una vita normale da principe qui. E le cose del regno, attraverso la nostra vita, vengono portate da sole, non dobbiamo portarle noi. Perché noi già apparteniamo al regno, e il regno di Dio non è solamente nei cieli, una porzioncina del regno dei cieli, anche qui, perché siamo noi. Poi il verso continua e dice: voi siete gente santa. Vuol dire che noi apparteniamo a Dio, che Dio ci ha eletti, Dio ci ha chiamati per far parte di Lui, della sua famiglia, del suo regno. È un controsenso se tu fai parte della tua famiglia, no? Tuo padre, tua madre, tu fai parte della tua famiglia e poi vai in giro come diceva me, come uno zingara, e poi vai in giro come se fossi figlio di nessuno. E con Dio è la stessa cosa. Se tu fai parte della gente santa, se sei un sacerdote regale, se sei stato eletto da Dio, non puoi andare in giro come se tutto questo non fosse vero. E voglio leggervi un passaggio in Isaia che forse è il verso che... No, il secondo verso che io più amo della Bibbia. E, però, okay, potete già salire. In Isaia 43. Prendetelo anche voi così. Isaia 43 dall'1 al 4. Perché ti leggo questo verso? Per farti capire che non sono parole mie. Per farti capire che non sto dicendo io a te o mi sto inventando che tu hai un valore per Dio, qualora ancora non lo sapessi. Leggo questo verso per farti capire che è Dio che te lo sta dicendo che tu hai un valore per Lui. E dice così. Volevo la musica. E dice così. Sto temporeggiando che voglio il piano sotto, aspetta. Capito? Isaia 43 dal verso 1 al verso 4. Avete preso tutti? No, vi aspetto, se no. Ok, avete preso tutti. Dice così.
Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Se non significa questo che valiamo per lui. Qui è bello perché dice, l'ultimo verso dice, sei stimato e io ti amo. Sapete, la stima si fa con due cose che hanno lo stesso valore. È come lo scambio che dicevo prima, no? Tu non puoi scambiare qualcosa di valore per qualcosa che non vale niente, altrimenti sarebbe un pacco. Dio non fa pacchi. Se Dio ci ha stimato, se Dio ti ha stimato e ha dato Gesù, vuol dire che il tuo valore stimato è indefinibile. Ed è bello perché quando ho iniziato a pregare per stasera, per chiedere proprio allo Spirito Santo di cosa dovevo parlare, no? È meraviglioso perché Dio mi ha fatto vedere questo momento. Non mi ha dato un verso, non mi ha dato un argomento, mi ha fatto vedere questo preciso momento. È il momento in cui io avrei fatto un appello, ma un appello particolare, un appello serio, nel senso che, non che tutti non sono seri, però questa non è una chiamata di massa, cioè non è un appello per quelle persone che adesso sono più o meno vicine a Dio, o è un appello per quelle persone che stanno cercando un miracolo, o non è un appello per tutti. Davvero, a rischio che io rimanga da solo qua, ma non credo, perché credo che la parola che Dio mi ha dato viene da Lui. Questo è un appello per le persone che credono di non valere niente. È un appello per le persone che credono di valere così poco da non essere in grado di portare luce fuori. E vorrei chiedervi veramente a tutti quanti di chiudere gli occhi, perché immagino anche che una persona che magari in questo momento sta facendo un esame di coscienza o sta lì a tu per tu con Dio parlando, ma Signore, questo è un appello per me, non è per me, penso che possa essere un po' forse imbarazzante se qualcuno lo vede. Però io voglio dirti anche che non c'è imbarazzo, perché se fino ad oggi non sei stato in grado di capire che vali davvero tanto per Dio, o se magari il fatto di valere per Dio è condizionato al fatto che vali per gli altri, allora voglio dirti che anche se intorno a te ci sono persone che ti dicono che non vale nulla, ti dico che queste persone non sono morte per te. Ti dico che queste persone, che può essere un tuo genitore, può essere un tuo amico, può essere il tuo datore di lavoro, un tuo collega, davvero anche il tuo stesso genitore, lui non è morto per te. E quindi se non crede che tu abbia valore per lui, certo mi dispiace, però io ti dico che tu hai valore
per una persona ancora più importante, per una persona che ha dato il suo sangue stesso per te. Dio ha mandato Gesù a morire sulla croce, ad essere frustato e sputato. Prima di morire in croce. Sì, perché tutti pensano alla morte in croce, ed è giusto, ma io penso che la passione di Gesù è nata prima, è iniziata prima, è iniziata quando hanno sputato, hanno frustato, hanno flagellato Gesù. Uno pensa magari al sangue che lui ha versato in croce, ma Gesù ha iniziato a versare il sangue per me e per te ancora prima. Io penso al fatto che Gesù è stato deriso in mezzo al popolo, quando andava a predicare, quando andava a insegnare. Lui è stato deriso da gente del suo stesso paese, da persone che magari l'hanno visto crescere, da persone che hanno visto quel ragazzino piccolino che poi piano piano ha iniziato a dire cose che magari per loro erano fuori luogo. Lì è nata la passione di Gesù, lì è iniziata la passione di Gesù. Gesù avrebbe benissimo potuto far succedere qualcosa, poter far aprire gli occhi a quelle persone e dire: voi vi state sbagliando, perché io sono figlio di Dio veramente. Eppure Gesù è stato zitto per compiere l'opera di Dio, per compiere l'opera del Padre, perché Dio gli aveva ordinato di morire per te. E Gesù ha obbedito. Le persone hanno sputato su Gesù, le persone hanno frustato Gesù, le persone hanno picchiato Gesù, le persone hanno deriso il Figlio di Dio affinché fosse compiuta l'opera della salvezza, affinché tu oggi iniziassi a capire che vali tanto per Dio, che vali così tanto che Gesù ha subito così tanto. E quindi se Dio ti sta chiedendo di essere luce, se Dio ti sta chiedendo di essere rivoluzione, se Dio ti sta chiedendo di fare la differenza là fuori, dove è tutto uguale, dove i giovani come noi si perdono, dove i giovani come noi trovano valore in tante cose che non sono giuste, e noi lo sappiamo benissimo, se Dio ti sta chiedendo tutto questo, io ti dico che Dio ti sta chiedendo tutto questo, e non credi di essere all'altezza, vieni qua davanti, vieni qua, corri, non aspettare. Se hai anche solo il minimo dubbio che questo appello possa essere per te, vieni qua, perché vuol dire che è per te. Credo che per essere una generazione che generi azione, per essere una generazione che fa la differenza, che crea qualcosa di nuovo e che porta l'amore di Dio in ogni angolo del mondo, bisogna prima essere una generazione che crede in ciò che è. Io non posso immaginare di fare una guerra se non sono a conoscenza degli strumenti che ho, delle armi che ho, di chi sono in quella battaglia. Se ancora non ti è chiaro, o se tutti o tanti ti dicono o ti fanno pensare che non vali niente, che vali poco, o che il fatto di non essere come la massa voglia dire che sei uno sfigato, lo ridico di nuovo, voglia dire che davvero non vali nulla, allora vieni qua, perché io conosco un Dio che è morto per ognuno di noi, e solo questo è l'emblema del valore che abbiamo.